Un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori, in particolare i giovani. Abbiamo iniziato eh, un nuovo ciclo di catechesi che fanno capo a questo libro intitolato Non prevale bunt che vuol dire Non prevarranno, le porze dell'inferno non prevarranno, manuale di resistenza cristiana. E, 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 come vedete, con la copertina con San Michele Arcangelo sta a indicare appunto che. Ehm, la promessa di Gesù Cristo non prevalebunt riguardo alle porte dell'inferno, una promessa che finora è stata assolutamente mantenuta dal cielo, anche con la produzione degli arcangeli di cui il 29 settembre celebriamo la festa. Dunque questo libro, questa, questa serie di catechesi di quest'anno, in realtà sono una riflessione sul momento storico nel quale viviamo e la riflessione sulla storia è, è fondamentale per la fede cristiana perché la fede cristiana è una storia della salvezza, capito? È la storia della salvezza. Cioè, cosa vuol dire storia della salvezza? È una serie di interventi divini nella storia umana per salvare il mondo. Per salvare il mondo. Questa è eh, la prospettiva, e, e quindi noi dobbiamo essere capaci di leggere, eh, di leggere il mondo nel quale viviamo di leggere il momento storico nel quale viviamo e in questo modo sapere anche come, come costruire il futuro. Ehm, questo, è tipico, questo è tipico, fra l'altro, questo è tipico anche dell'apparizione mariane dei tempi moderni. Cioè, tutte le volte che la Madonna, a questo riguardo ci sono degli studi molto specifici, in particolare si è impegnato Messore a fare questi studi, che l'apparizione della Madonna nei tempi moderni ma direi in tutta la storia della Chiesa, ma specialmente nei tempi moderni, è facile dimostrare che la Madonna è sempre intervenuta nei momenti cruciali della storia dell'umanità. I momenti cruciali basterebbe, per esempio, per quanto riguarda il secolo scorso, la Madonna è apparsa a Fatima al termine della prima guerra mondiale, anzi, ha affrettato con la preghiera il termine della prima guerra mondiale facendo recitare il Rosario per la pace. E, e, ha cercato di convincere la Chiesa a far sì che evitasse la seconda guerra mondiale. Che cosa avrebbe dovuto fare la Chiesa? Si eh, avrebbe dovuto consacrare la Russia al suo cuore Immacolato, ma la Chiesa l'ha fatto molto in ritardo dopo la seconda guerra mondiale, però quando l'ha fatto il comunismo è crollato. Nel medesimo tempo la Madonna Fatima ha chiesto al mondo di convertirsi. Allora, tu vedrai nell'apparizione mariale che nel 1933, quando Hitler è salito a... quando Hitler, Hitler nel 1933, ha vinto le elezioni e è salito al potere, la Madonna passa a Banneu e a Boren, proprio nel posto dove dieci anni dopo ci sarebbe stata la più grande battaglia della Seconda Guerra Mondiale, quella delle Ardenne. Cioè la Madonna... ma noi potremmo fare tutta una, una serie. La Madonna che è di Bonate, qui vicino... È apparsa nel 1944. Ma guardate, cari amici, che oggi noi ci meravigliamo con tutti gli strombazzamenti televisivi che ci sono che eh, alla dei Giovani c'erano 500.000 persone, capito? Oppure ci meravigliamo che nelle piazze d'Italia eh, ci sia diciamo così, eh, qualche migliaia di persone, eh, eccetera, eccetera, che vanno a applaudire questo o quel leader politico. Ma guardate che nel 1944. A di Bonato, un paese qui vicino, nel mezzo della guerra, dell'occupazione dei tedeschi dell'Alta Italia, senza mezzi di comunicazione, ma con, con, con i piedi, con le biciclette, con i, i carretti, ci sono stati in due mesi 3 milioni di persone. All'ultima apparizione c'erano mezzo milione di persone. E la Madonna era venuta a preannunciare quello che Sata avrebbe fatto dopo la seconda guerra mondiale, cioè la distruzione della famiglia. La medesima cosa, la Madonna in è appasi in un paese comunista, proprio là ha colpito al cuore il comunismo, capito? Io l'ho visto crollare il comunismo là, dove, vedevo, dove ho visto la polizia segreta che perseguitava i primi anni. Ma erano trementi, sapete? Figuratevi quando arrivavo là a Meggiugorie nel 1985, mi facevano scendere giù dalla macchina e mi svuotavano i, i dentifrici. Facevano per, per far vedere che loro controllano tutto, capito? Ecco, capito? E, per dire, dopo quelli, dieci anni dopo li vedevano da solo a piedi nudi sul ma si medesimi. Ho visto le vittorie di Maria e quindi la Madonna è apparsa a Meggiugorie per evitare. Per completare quello che ha iniziato a Fatima, cioè il crollo del comunismo e la conversione della Russia, come è avvenuto effettivamente. E poi, e poi eh, evidentemente, per salvare il mondo dall'autodistruzione. Quindi c'è la presenza di Dio nella storia umana, nella storia della salvezza, c'è questa presenza continua. Perciò per noi è fondamentale oggi vedere, cioè leggere il tempo. Il nostro tempo, il nostro momento storico, la luce di Dio, è fondamentale questo esattamente quello che fa l'Apocalisse, capito? Che è l'ultimo libro della rivelazione? E ci prospetta qual è la visione della storia dalla prima alla seconda venuta di Cristo, è una visione della storia dove da una parte la donna vestita di sole che è Maria e la Chiesa da una parte, il drago infernale con le due bestie, con le due bestie, quella che sembra una pantera, capito? aggressiva, è il potere politico, il potere economico, il potere militare, l'altra il falso profeta che ha la faccia d'agnello ma la voce di drago, che è la, il primo è omicida, il secondo è menzognero, le due bestie, sono i due volti di Satana, no? presenti nella storia, ebbene la storia fino alla fine dei tempi è questa lotta fra da una parte la donna vestita di sole, dall'altra il drago infernale con le sue bestie. Che sono più vive e vegete che mai, cari amici. E noi oggi dobbiamo sapere identificare le bestie, e le bestie che sono gli strumenti. Cosa sono le bestie? Sono gli strumenti di Satana, sono le, prese, le forze anticristiche presenti nella società. Allora noi dobbiamo leggere, perché questa è, questa è Sacra Scrittura, questa è Bibbia, c'è poco da fare, ma non soltanto il Nuovo Testamento, anche l'Antico Testamento. Perché se non si capisce, guardate, ma insomma. Siamo, cioè, nella creazione c'è la guerra. Nella creazione di Dio, cioè il meraviglioso piano di Dio della creazione e della redenzione, che consisteva? E consiste in che cosa? Il piano di Dio della creazione e della redenzione consiste nel far sì che degli esseri che non esistevano, e siamo noi, siano partecipi della gloria divina, siano partecipi per, per eterno della divinità. Questo è il piano divino, capito? Questo è il piano divino della creazione della redenzione, capito? Ha creato il mondo e al vertice del mondo l'uomo, capace di Dio, per elevare l'uomo alla partecipazione della vita divina per tutta l'eternità. Questo è il piano di Dio. Questo piano di Dio è contestato, è contestato, capito? Questo è il fatto. C'è la guerra, c'è la guerra nell'universo, è la guerra fra chi? Fra i ribelli. E chi sono i ribelli? Sono gli angeli ribelli e gli uomini ribelli. Tanto è vero che quando incomincia la storia umana, tu vedi già che il male è già presente prima di Adamo ed Eva. E quando Adamo ed Eva erano ancora in grazia e in santità, quando Adamo ed Eva erano in grazia e in santità non c'è mica il serpente, eh? è già presente, era, era incominciato il male, era nato prima. E perché è nato il male? Perché è nato il male? Perché è semplice, il male è nato per una ragione molto... Perché c'è un peccato che è la radice di tutti i peccati. C'è una tentazione che è la matrice di tutte le tentazioni. È che noi, creati, intelligenti, immagini di Dio, non ci rassegniamo a essere... Noi non ci rassegniamo a dipendere. Capito? Non ci rassegniamo ad essere delle creature. Questo è... Capito? Questo è il, il punto. Perché è nato il male? Perché, perché Lucifero e chi l'ha seguito non ha voluto dipendere da Dio. Cioè, è, io, a me è capitato una volta di avere a che fare con degli indemoniati, no? che a me è una cosa che sinceramente non piace per niente. Però, eh, anche perché vi dico subito, il diavolo stufa. Il diavolo stufa è stupido. No? Eh, però all'inizio uno si incuriosisce. No? Allora all'inizio... Mi divertivo a sentire le battute, no? Una delle battute del diavolo è questa, sono io Dio, mica quello là, sono io Dio, io sono buono, capito? Quello là, quello là manda all'inferno, quello è cattivo, capito? Io sono Dio, il diavolo, io sono Dio, non accetta, non accetta la creatura di essere dipendente dal creatore, questa è la matrice di tutti i peccati, tanto è vero, è per quello che... Chi ha vinto in cielo ha vinto Michele. Qual è la stoccata secca? La stoccata secca che ha fatto Michele, che l'ha buttato giù per terra. La stoccata secca è stata molto semplice. Perché le battaglie vere si fanno non con molte parole, fiumi di parole alla Sant'Orolla Grillo. Le, le, vere, le vere battaglie, ragazzi, si facevano con due stoccate secche. Due stoccate secche. Capito? Lucifero dice: Io sono Dio. E Michele gli ha detto: Chi è come Dio? Chi è come Dio? Michele vuol dire chi è come Dio? Chi è? E tu? E tu? Chi credi di essere tu? Chi è come Dio? Con questo atto di umiltà, Lucifero è stato sbalzato via dall'inferno, giù all'inferno, via dal cielo, giù all'inferno, con questa stoccata salata. Chi è come Dio? Con questo atto di umiltà, è stato distrutto e cacciato dal cielo l'esercito infernale. Capito? Quella fu, quella fu la prima ribellione, la madre di tutte le ribellioni. E che, che Dio ha permesso, questo lo sa lui perché, io lo chiederò comunque al Padre Eterno. <ride> sa lui perché, perché ha permesso a Satana, capito? Invece di chiudere giù l'inferno a doppia chiave, l'ha lasciato operare qui sulla terra. Questo è un mistero che ci viene rivelato dalla Sacra Scrittura. E noi lo vediamo all'inizio della Sacra Scrittura nel paradiso terrestre e quando viene Cristo è il, primo che fa, è il primo che lo affronta nel Vangelo, è il primo lui che lo affronta, subito nel deserto. Cioè, tu vedi che l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento si aprono con la loro, con, con l'ascesa la in campo del maligno, dell'esercito del male, del potere delle tenebre, delle porte dell'inferno. Non si capisce, scusate, non si capisce la storia umana, non si capisce, non si capisce il mondo, perché, ragazzi, qui il vero, problema, il vero problema di noi uomini è capire il mondo, è capire la vita, questo è il vero problema. E per quello che sono nate le religioni, le filosofie, eccetera, eccetera, e discutiamo tutti il giorno. Ma questi sono i veri problemi. Decifrare il mondo, decifrare la storia umana, decifrare la vita umana. Questo è il vero problema. L'unica interpretazione che calza è quella che ci dà Dio stesso e che ce l'ha rivelata. Perché noi uomini. Con tutte le religioni che ci sono state, con tutte le filosofie che ci sono state, ci siamo arrampicati sui vetri. Da quando c'è l'uomo dalla caverna ad oggi, nella interpretazione, cercare di capire perché è il mondo e è perché è l'uomo è cosa serve la vita, ci siamo arrampicati sui vetri e noi lo vedremo, vedremo tutti gli errori che poi si sono coalizzati contro la Chiesa adesso. Allora, l'unica interpretazione del mondo della vita ce la dà Dio stesso, nella Sacra Scrittura ce la dà pian piano gradualmente. Ma questa interpretazione, ragazzi miei, ci dice che nel mondo e nella storia umana c'è una grande guerra. C'è una grande guerra. E che guerra c'è? Quella fra le, potere, le potenze del male che operano nel mondo e operano fino alla fine dei tempi. Questo è bello, da una parte. E Dio e i suoi rappresentanti in terra dall'altra. Questa è l'interpretazione della storia umana. Questo è l'unico modo per capire il tempo nel quale viviamo. Ma lo ci ha detto, quando, quando, quando io mi ricordo sempre che queste cose che ho imparato dalla Madonna, dalla regina della pace, ho imparato a fare queste esigenze. Mi ricordo che eh, quando eh, ci fu l'attacco alle due torri di New York... E ci fu, diciamo così, quella, quella svolta nel nuovo millennio. Che è la svolta comunque della presenza del terrorismo. E' utile che mi vengono a dire, eh, come stasera, ho ricevuto un'email di un frate che mi diceva: Ma lei non sa che Bin Laden hanno inventato gli americani? Che qua, che là, sono tutte storie. Io non sto neanche lì a discutere. Io sono molto più pratico e dico molto semplicemente che il fatto, che il fatto, scusate che delle, delle forze non governative, quindi dei terroristi, possono usare armi di, di distruzione di massa, questo che è un fatto, è una possibilità concreta, c'è poco da fare, è una possibilità concreta, capito? Mi chiedo in che cosa consistono i dieci segreti di, di Meciugordi laddove si dicono tre giorni prima. Cioè, voglio dire, bisogna stare... Cioè, noi effettivamente... Ora ritorno a quel punto. Dunque, ci fu quel fatto... Però il modo migliore di interpretarlo ce l'ha fatto la Madonna. E mi ricorderò sempre che il messaggio del 25 settembre del 2001, la Madonna disse Satana vuole l'odio, Satana vuole la guerra. Cioè è andato al sodo, la Madonna è andata al sodo. È andato a mettere il dito sulla piaga, sulle porte dell'inferno, sul vero anticristo che è Satana. Satana vuole l'odio, Satana vuole la guerra. E mi ricordo quando c'era la guerra di Bosnia che. Eh, e, e, che, dove appunto anche, anche i croati che erano cattolici si fecero prendere dalla, dalla spirale del, 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 della rivalità anche dell'odio etnico la madonna sapete cosa ha detto? Satana si prende il gioco di voi e io non posso aiutarvi perché vi siete allontanati dal mio cuore ecco questo sì che è un modo di leggere la storia, gli avvenimenti della storia in termini concreti in termini in termini eh, reali, eh, veri. Ecco, allora, allora noi facciamo questo sforzo e, e, alla luce della parola di Dio, cerchiamo di capire il momento storico nel quale viviamo eh, per essere protagonisti di questo tempo. Allora, questo è il quadro iniziale. Questa sera noi abbiamo già, eh, già spiegato eh, quello che vi ho detto, l'introduzione che avevamo già spiegato, questa sera, eh, la tema di questa sera è questa, siccome alcuni dicono, eh, ma in questo mondo tu impaurisci, ma la verità è, ragazzi miei, tanto mi ha fatto piacere che chi ha letto questo libro non preva il primo che l'ha letto mi ha mandato un bellissimo di me dicendo che è un libro che in fondo è una grande speranza, ma certo che in fondo è una grande speranza, perché bisogna partire dal presupposto che Dio c'è, che Dio protegge l'umanità che Dio si è fatto uomo, che Dio ha vinto, che Satan è già stato sconfitto e se anche è attivo fino alla fine dei secoli, Dio lo permette perché noi abbiamo a combattere e a vincere insieme a Cristo. Lo fa per, perché noi possiamo farci, avere il merito della battaglia e, il, e la soddisfazione della vittoria. Questo è il motivo, capito? Quindi certamente c'è un ottimismo cristiano, ma l'ottimismo cristiano non è un ottimismo superficiale. Cioè il cristiano è ottimista. Perché il cristiano è ottimista? Il cristiano è ottimista perché vede il male come nessuno lo vede, però vede anche il rimedio al male come nessuno lo vede. Il cristiano vede il cancro, vede che è un tumore maligno e nel medesimo tempo sa, conosce la medicina per guarirlo. Allora questa è la prospettiva cristiana, cioè noi cristiani siamo ottimisti, abbiamo l'ottimismo della fede, però il nostro ottimismo non è superficiale di chi ignora il male o di chi conta frottole, no? Conta frottole, scusate, adesso l'ultima frottola che ci ha raccontato Veronese sul Corriere, qual è? Che chi è nato nel 2000, no, perché perché io se avessi un tumore gli chiedo, guardi se, ma se no se me lo fa caro sgrazio, se no fa niente, dico. dunque dico ma scusate, dico ma dico, dunque, che bella consolazione, che bella consolazione. Chi, chi nasce nel 2007 camperà cent'anni. Capito? Io secondo lui dovrei fregarmi le mani. Dico, scusate, io dico, arrivo a 80 anni, dagli 80 ai 100, dico, come starò in piedi? Come non starò in piedi? Sarò sulla carrozzella, mi occorre un'Ucraina, mi occorre... <ride> poi, eccetera. No, dico, bella cosa, scusate, poi alla fine, fine poi, alla fine, fine, diranno, ma scusate, ma cosa aspetti a prendere il sacramento dell'eutanasia? Mi <ride> diranno. No, queste sono le sono le, le salvezze che vengono dai... cioè sono... no ma dico ma a parte i cent'anni ma ragazzi miei cosa mi importa se io dico la verità se Dio non ci fosse se Dio non ci fosse io sinceramente non è che mi sbat sbatterei tanto a campare di più ma costò un mondo a fare scusate cioè ditemi voi che differenza c'è fra uno che sta nel braccio della morte, aspetta vent'anni per, per ricevere l'iniezione letale e uno che sta fuori. Qual è la differenza? Calcolo, la differenza sapete qual è? Che quello che sta dentro non lavora e chi sta fuori lavora. <ride> Abbiate pazienza, siamo tutti condannati a morte. Se Dio non c'è, uno sbadiglio universale diventa la vita, non sta in piedi. Allora dico, c'è un ottimismo sciocco di chi non vede il male, ma il male... Perché, perché noi siamo qui a discutere questa sera? Ma gli uomini discutono da tempo dalle caverne, sapete, da sempre discutono su queste cose, perché, se, perché qui ragazzi miei, ragazzi miei, queste cose qui ascoltano, scuola non ve le insegnano, né che non ve le dicono, però bisogna riflettere su queste cose che sono le più importanti, cioè uno si trova a vivere, uno si trova a nascere, si trova a vivere e si rende conto che l'esistere è una fregatura, questa è la verità. L'esistere è una fregatura. Tutti mi guardano così. Ma, ma, ma ragazzi, l'esistere è una fregatura. Come no? Vi spiego subito. Uno scopre che siamo mortali. Giusto? Scopre che siamo mortali. Ma Omero, che ha scritto il primo grande poema dell'umanità, l'Iliade la, 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 e poi l'Odissea, come chiama gli uomini? e talmente li chiama immortali e gli è come li chiama gli immortali cioè noi siamo immortali cioè noi nasciamo e scopriamo la morte ma la morte è una cosa da ridere ragazzi la morte significa la morte senza la, la fede nell'eternità senza la convinzione dell'immortalità dell'anima significa che tu finisci nel nulla come se fosse mai esistito uno nasce e scopre, si scopre mortale. A voglia tu, uno potrà avere, eh, potrà avere se ha avuto un papà tenore magari in banca, 100 milioni, 200 milioni. E dopo che ce li hai, dici, hai i fuori di casa perché ti rapiscono. Ma ragazzi, non si scappa. Uno che viene al mondo e apre gli occhi sulla vita, scopre che la vita è una grande fregatura. È una grande fregatura. E, e, e difatti, e dietro la parola morte c'è tutto, dietro la parola morte c'è la malattia, le sofferenze, le persecuzioni, le inondazioni, le Tut di tutto ciò che, che flagella la vita umana. Tutti i flagelli della vita umana sono racchiusi nella parola morte. Capito? Questa è la condizione umana. Uno, gli uomini si sono trovati a nascere, capito? Gli uomini si sono trovati, che secondo, secondo Repubblica, no? questa non è una verità di fede di Scarfari, dice. <ride> eh, secondo la pubblica noi prima, prima, noi prima eravamo scimmie, d'accordo? Eravamo scimmie, dico, ma e siamo diventati uomini, ma qual è quel malebetto oggiuno che siamo diventati uomini, dico io? Ma scusate, finché uno era scimmia, mangiava le noccioline, spucciava i pidocchi, ma era felice. Appena uno, appena una scimmia si è messa a pensare di diventare uomo, che calamità ha cominciato a scoprire che è mortale, che ha freddo da ogni sorta di malattia, che cioè, è, 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 cioè, è una cosa, ha scoperto una grande fregatura. Era meglio restare scimmie, era molto meglio. Ecco, eh, rapido, ecco perché ragazzi le scimmie furbe di adesso non diventano uomini. <ride> Dicono, non ci lasciamo fregare. Perché l'uomo appena, appena incominciata... Come dice Teodio Chardin, appena incominciata la riflessione dell'evoluzione, <ride> no, appena l'evoluzione ha incominciato a riflettere, si è, ha, ha scoperto che è fregata, che è una fregatura, siamo mortali. Punto primo. Punto secondo. Siamo, abbiamo, scoperto, abbiamo scoperto il male. Perché guardate che il male fisico, è il male fisico cioè tutte le calamità che possono coprire la natura, e che possa colpire l'uomo sono il segno visibile delle catastrofi spirituali cos'è la catastrofe spirituale? è la cattiveria cioè l'uomo non solo è mortale ma è cattivo è capace di fare il male capito? cioè è capace è, è diciamo così è afflitto dalla morte ed è afflitto dal peccato è afflitto dalla malattia fisica, è afflitto dalla malattia spirituale. E il peccato è una cosa tremenda, ragazzi. E quello, cioè il peccato in fondo, è la vera radice della nostra infelicità, perché noi siamo infelici, perché siamo dei grandi peccatori. Allora, il peccato, il peccato a me ha fatto, ha fatto sempre molta impressione il Buddha, no? di cui ho letto le sacre scritture più antiche, dei suoi primi discepoli, e descrive il dolore, dice che tutto è dolore, tutto è dolore. E poi lui vuole trovare il modo per non, per non soffrire più, è quello di staccarci dalle cose di questo mondo, così uno, capito? Perché se tu stacchi dal portafoglio che se te lo rubano sei contento. <ride> Questa è l'essenza del buddismo. Dunque, no, se non vorrei, però insomma, più o meno. Allora, diceva, dicevo, mi ha molto colpito del Buddha che descrive il dolore del mondo in termini di. in termini, diciamo così, superficiali. Perché dice, tu, perché tu soffri? Tu soffri perché desideri una cosa, soffri perché non ce l'hai. Poi fatichi per averla e quando ce l'hai soffri perché hai paura di perderla. Terza cosa, quando l'hai persa soffri perché non ce l'hai più. Allora dice: lui, se vuoi essere in pace, estingui il desiderio. È un'analisi molto superficiale della condizione umana, perché la vera sofferenza non è il fatto che tu hai una cosa o non c'è una cosa, la vera sofferenza è che dentro di te dentro di te c'è l'oscurità, c'è la concupiscenza, c'è l'egoismo, ci sono le teste dei vizi capitali, capito dentro di te c'è la superbia, l'avarizia, la lussuria, l'ira, la gola, l'invidia, l'acidia, questo è il peccato, ma il peccato, guardate che le religioni al di fuori del cristianesimo non è conosciuto. Poco. Voi leggete, scusate, leggete il Corano, io l'ho letto per penitenza dalla prima all'ultima riga, <ride> prima di andare in Africa fra i musulmani mi sono studiato l'Islam in un modo incredibile, voi leggete, leggete il Corano, mica, mica sapete cos'è il peccato, cioè, per il secondo il peccato, i, per il Corano chi sono i peccatori? Sono quelli che non credono nell'Islam, è un'analisi abbastanza... abbastanza per cui un delinquente che crede in Allah è buono, Maria Teresa, a me me l'hanno detto i musulmani, peccato poi delivi che non ti fai musulmano così vai all'inferno, vai quel paese di qua. <ride> cioè, non, non riesce a però li rispetto poveretti perché se, alla modo loro io i musulmani li rispetto profondamente, però hanno una cioè non non hanno il senso del peccato, ma questo lo dice Papa Giovanni Paolo II nel suo libro? Eh, nel suo famoso libro Intervista con Messori, Oltre le storie della speranza, Giovanni Paolo II dice molto bene, l'Islam non conosce la Redenzione, non conosce la croce, non conosce il peccato. Ma non è solo l'Islam, fuori dal cristianesimo non si conosce il peccato. Il peccato lo fa conoscere la Sacra Scrittura, il peccato lo fa conoscere la parola di Dio, il peccato lo fa conoscere lo Spirito Santo, convincere il mondo di peccato. E il peccato è un cancro orribile che c'è nell'essere umano. C'è. Cioè, mi viene in mente il messaggio della Madonna l'ultimo, col del 25, 25 agosto. La Madonna dice a noi, dice, siate immagini, siate immagine della bontà di Dio e non immagine dell'infedeltà e dell'odio. Cioè l'uomo può essere immagine della bontà di Dio, può essere l'immagine dell'infedeltà, cioè della menzogna, della cattiveria, della doppiezza, dell'inganno, dell'incredulità, del, del disprezzo, del rancore, della prepotenza, per no, l'immagine di Satana. E una volta la Madonna dice siate mia immagine e non immagine di Satana. Questo cosa vuol dire? Che nell'uomo c'è la possibilità di diventare immagine di Satana. E il peccato è una cosa tremenda, ma voi guardate, guardate eh, l'abbondare del peccato nella nostra vita personale, nella vita delle nostre famiglie, nella vita sociale, nei mass media, i quali molte volte ti rappresentano una realtà. I mass media quando rappresentano il male, guardate che rappresentano qualcosa che è molto inferiore a quello che c'è nella realtà, sapete. La realtà è molto peggiore. Di quella che è descritta dai mass media, la realtà è molto peggiore di quella che è descritta nei romanzi. Per esempio, la grande letteratura, del... perché solamente l'Occidente è una grandissima letteratura, specialmente nella tragedia, nel teatro, nei, nei romanzi, eccetera? Perché Perché l'Occidente, dalla sacra scrittura, ha imparato cos'è il male, e avendo imparato cos'è la potenza delle letteratura l'ha descritta nelle tragedie di Shakespeare, nei romanzi di Balzac, nell'inferno di Dante, eccetera. no? Allora, con queste due parole, due parole, peccato, morte, è descritta la condizione umana, che è una condizione di disperazione. Cioè, l'esistenza umana aveva ragione Leopardi, cioè l'esistenza umana è una, è una fregatura unica, perché noi siamo condannati, noi, noi ci portiamo dentro di noi. Ci portiamo dentro il virus della morte fisica, e della morte spirituale. Chiaro? Ma guardate, siamo in un mondo in cui, se non stiamo attenti, io guardo la vita delle famiglie, no? la vita delle famiglie. Le famiglie che hanno dei bambini o delle bambine, i genitori devono andare a scuola e, a prenderli e portarli a casa, perché non si sa che fine fanno. Chi li prende, chi non li prende, chi gli passa la droga, chi li. è una cosa e l'altro mondo. È, una, è una, un mondo di demoni incarnati. Non dico che non ci siano i santi, ma questa è la realtà. Poi mi viene da ridere quando ci si, si accusa a vicenda. Dico, ma figuriamoci, tiriamoci le pale di neve, ma le pale di fango a, a vicenda, tiriamoci che è meglio. Dico questo perché, cari amici, questa è la condizione umana, questo è il male che c'è nel mondo, questo, questa è la realtà nella quale ci troviamo. Attenti, mica ho finito. Tutte le religioni e tutte le filosofie sono nate, ci sono alcuni che dicono tutte le religioni e tutte le filosofie sono nate perché l'uomo muore. Allora l'uomo si interroga sul, sul senso della sua vita, capito? Ma io non dico, io, ma, ma non è solo la morte, è anche il male, il peccato, l'infelicità, la cattiveria. Ci si domanda il perché di questo, ci si domanda come uscire da questa storia, come riscattarci, come salvarci, come guarire come essere felici? Questa è la domanda di tutti gli uomini di tutti i tempi. E su questo argomento qui ci fossero qui atei, musulmani, induisti, materialisti, tutti quelli sarebbero d'accordo che siamo qui a esaminare questa che è una condizione umana inoppugnabile. inoppugnabile. Scusate, se, perché ci sono le carceri secondo voi? Perché ci sono le carceri? Perché c'è perché la cattiveria. E, e tutte quelle che sono fuori eh, per dire, questa è la realtà, bisognerebbe fare una cosa incredibile. Difendersi dal male è incredibile, poi c'è anche il male ufficiale, cioè il male legale. Per esempio, l'aborto è un male legale, le bombe atomiche sono tutte legali, quelle che hanno gli stati. Capito? Figuratevi voi, cos'è? È una cosa incredibile. L'impero del male è spaventoso. È per quello che Gesù Cristo ha detto che è, stata una, è il principe di questo mondo. Allora. Tutte le religioni, quelle antiche, quelle moderne, quelle nuove, nascono tutte per vedere di rendere felice l'uomo, di salvare l'uomo dal male, ma non ce n'è una che realizzi qualcosa. Fanno a gara a ingannarsi a vicenda. Fanno a gara a ingannarsi a vicenda. Perché in realtà, scusate, secondo voi, secondo voi, no, io, guardate, eh, Credo di avere una buona cultura, specialmente storica. Non mi risulta, a me non mi risulta, a me non risulta che l'uomo moderno sia più buono e più felice di quelli duemila anni fa. Con tutto il progresso tecnico che abbiamo avuto in questi ultimi due secoli, che abbiamo allungato la vita del noi, dal da, dall'inizio del secolo scorso ad oggi, abbiamo raddoppiato la durata della vita. Secondo, però abbiamo fatto tante belle cose per carità, abbiamo perfino il bidet adesso, cosa volete di più. No, infatti io mi meraviglio quando andai in Inghilterra negli anni Ottanta, per imparare l'inglese, ero in una bella parrocchia, andavo a visitare le case dei parrocchiani, non c'era il bidet, e mi ho detto, ma l'Italia è molto più avanti. Diciamo. Allora, abbiamo fatto dei grandi progressi, figlioli cari, molto grandi progressi, ma siamo ancora cattivi e peggio di prima. Cattivi e peggio di prima. Allora, no, no, la, la, quello che, che è evidente è che l'uomo non solo è fregato, è giù in fondo al pozzo, ma non c'ha nessuna possibilità di uscirne fuori. Tutte le religioni, tutte le filosofie inventano, inventano, come diceva Platone, siamo nella caverna, <ride> come facciamo a uscire fuori? Non si esce fuori. Non a meno che non venga uno da fuori, diceva già Platone, un genio precristiano, a meno che non venga uno, uno da fuori che Ci liberi dalle, dalla caverna nella quale siamo incatenati. Gli uomini dalla caverna non escono, siamo in fondo al pozzo, ragazzi. Ma è vero, la gente che ve lo dica io con 67 anni, dico, uno, perché uno dicevo l'altro giorno su sui no? che io sta scrivendo articoli sulla morte, ma uno più cretino dell'altro. No? Perché, perché ognuno uno dedica una pagina a come affrontare il problema della morte, no? però. O, o, però lì c'è una cosa sola: o, o dici che credi in Gesù Cristo risorto, per cui ai tuoi fedeli, Signore, la vita non è tolta, ma è trasformata. Chi crede in me non morrà in eterno? O dici così, oppure ti arrampichi sugli specchi, figliolo caro. Capito? Stai ammazzando il tempo nell'attesa di chiedere i calzini, non c'è niente da fare. Allora, tu, eh, tutte le, eh, i tentativi umani di salvarsi sono inutili inutili adesso l'ultima sapete qual è l'ultima che adesso la scienza ci salverà perché loro con gli embrioni capito magari mettendo dentro qualche embrione prendo un, un embrione umano poi metto dentro un po' di elefante che dura cent'anni ah queste sono le teorie di Veronesi no che dice che cioè, l'elefante campa cent'anni mettete un po' di quello magari avrei un po' di naso un po' più lungo ma ma in compenso camperai cent'anni e più, no? Adesso l'ultima teoria è che ci salva la scienza. Ci salva la scienza, capito? E così ci fa, ci, chissà cosa ci faranno pagare per il servizio medico. Dunque, allora, ci salva la ragazzi, la verità è una sola. L'uomo è talmente è giù nel pozzo, talmente a fondo, che non si salva. Cioè nessuno di noi, nessuno di noi riesce a diventare buono. Dico senza la grazia naturalmente, quello lo dirò dopo. Nessuno di noi riesce a vincere la morte, né fisica né spirituale. Nessuno, nessuno, nessuno. È impossibile. Come non c'è possibile volare, è più facile volare per noi uomini, è più facile volare che salvarci dalla morte e salvarci dal peccato. Tutti i tentativi umani, tutti i tentativi umani è arrampicarsi sugli specchi e poi cadere giù. È come la farfalla che è chiusa in una bottiglia e vuole uscire fuori. No, non esci fuori. Non c'è niente da fare, ragazzi. Non c'è niente da fare. Allora, questa, però questa visione così cruda della, per, della vita come perdizione c'era il cristianesimo. Solo che il cristianesimo, solo che il cristianesimo perché Dio ce l'ha rivelato. Ci ha rivelato fino a che punto siamo con l'acqua la, alla gola. Siamo morti. Siamo morti, la vita è una maledizione. Questo c'è arrivato il cristianesimo, ma ce l'ha rivelato, attenzione, nel momento in cui Dio ci ha mandato il Salvatore perché se no ci saremmo spaventati. È come uno che ti dice: il medico dice, guarda che tu hai un cancro, non c'è più niente da fare. Che, scusa, è un medico che fa così. Invece Dio ci ha detto: Guarda, che tu hai un cancro, ma c'è già pronta la medicina, che ti guarirà. Allora. Qual è, è, qual è le, perché noi cristiani siamo ottimisti? Noi cristiani siamo ottimisti perché di fronte alla condizione umana di perdizione e di morte, di fronte alla vita che è un'autentica fregatura, ragazzi. Ve lo dico io dal profondo del cuore. Se non ci fosse Gesù Cristo, la vita è un'autentica fregatura. È un'autentica fregatura la vita. Non ha senso. Se non ci è di non ha senso. Non ha senso, come diceva la Madonna, che diceva, voi siete come i fiori di primavera che oggi non ci sono, domani di essi non c'è neanche più una traccia. Guarda che la Madonna ce n'ha di queste espressioni e parecchie ce n'ha. La Bibbia dice siete come, come l'erba del campo che al mattino è fresca e la sera è secca. Questa è la vostra vita. La verità è questa. Infelici, peccatori, eccetera, eccetera. È una situazione di perdizione. Allora, qual è, è, perché il cristianesimo è l'unica religione che si salva? Perché il cristianesimo, ragazzi miei, non è un'invenzione degli uomini che vogliono salvarsi, perché tutte le religioni, guardate che io le cose le studio, perché a me l'unica cosa che mi è sempre interessata nella vita è Dio, tutto il resto non mi interessa. Allora, io fin da bambino ho, mi sono sempre, ho sempre cercato, di capire come si fa, come, 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 la, come, come possiamo riscattare la vita dalla maledizione nella quale ci troviamo. Perché quando noi siamo, noi siamo stati cacciati dal paradiso terrestre, figlioli cari, è una cosa seria. La cacciata dal paradiso terrestre è una cosa seria, ma devo vedere come erano Adama e Leva dipinti nella cappella Brancacci, prima del peccato e dopo il peccato, la differenza. Prima erano felici, poi disperati. Disperati. Allora... Allora, io mi sono sempre chiesto come è possibile la salvezza, è sempre la cosa che mi ha interessato. Ho notato una differenza, io studiando, studiando anche le parole e quindi anche gli insegnamenti della psicologia di vari fondatori di religioni, ho notato una cosa molto, molto semplice che mi ha sempre molto colpito. Questa osservazione io l'ho fatta, non l'ho letta da nessuna parte. Questo lo dico perché a me, io quando scrivo un libro non vado mai a guardare gli altri libri. Io questa osservazione qui l'avrà fatta, fatta anche gli altri, ma cosa l'ho scoperta da solo? L'ho scoperta da solo. Io ho scoperto che quando leggo la vita di Maometto, di cui ho letto la vita, quando leggo la vita di Buddha, quando leggo la vita di Mosè, quando leggo la vita di Laosè, quando leggo la vita di, di, dei guru indiani, io ne ho conosciuti anche diversi con cui ho parlato, scritto, quando leggo la vita di questi, sapete cosa, di cosa mi sono accorto? Che sono dei pirra come me. Ve lo dico con tutto il cuore né più né meno. Cioè anche loro, anche loro hanno tutti i miei connotati, malattia, vecchiaia, morti, cattiveria. anche loro cercano di salvarsi come me. E allora dico, fiolo caro, dico, due ciechi dove andranno a finire, ambidù nella fossa. Io ho notato, la cosa che mi ha colpito di più è il Buddha. No? Il Buddha era un, era un infelice, perché lui aveva la moglie, i figli, una regia, eccetera, ma lui era infelice e cercava la felicità, come raggiungere la felicità. Allora cosa vuol dire? Che non era felice. Se cercava la felicità vuol dire che non era felice. Ma tutti, io guardo, uh, uh, tu, anche i grandi filosofi, Platone, Aristotile, Socrate, come te, i grandi, i grandi dell'umanità, tutti i grandi dell'umanità, tutti, voi vedrete che cercano tutti una via di salvezza. Cercano tutti una via di salvezza, tutti, sono tutti come me. Capito? Sono tutti condannati a morte come me. Io ti sfido a leggere tutti i Vangeli e a trovare una sola parola in cui Gesù Cristo manifesta la tua stessa condizione esistenziale. Non c'è. In nessuna parte del Vangelo Gesù Cristo manifesta, dice, non so come dire, cioè Gesù Cristo nei Vangeli è questo che, che colpisce. Perché il Gesù Cristo dei Vangeli è esattamente il Gesù Cristo che è esistito. Questo il grande lavoro, che, il grande dono che ha fatto Benedetto XVI alla nostra generazione, qual è? È che finalmente ha messo a termine tutte le, le cavolate che si sono dette per un secolo dicendo che Gesù Cristo, no, che poi è quello che ha detto Scalfari nel, discutendo con il cardinale Scola qualche settimana fa, no? che diceva Scalfari lasciare la sua solita barba. Eh? Dice, dice, ah ma Gesù Cristo non sappiamo mica chi è, perché quello dei Vangeli è quello della fede, ma Gesù Cristo storico non lo conosciamo. Ragazzi, il grande dono che ha fatto Razzi, che ha dietro di sé, alle spalle, una vita di studio, quindi conosce tutto e tutti, Razzi che dice, Razzi che dice, alla fin fine, alla fin fine di tutta la, tutto il lavoro della critica storica, tutto il lavoro della critica genetica, tutto questo qui, porta a dire una cosa molto semplice, che se noi vogliamo sapere chi è Gesù Cristo... Leggi il Vangelo, perché Gesù Cristo che c'è nei Vangeli è esattamente quello che è esistito. E da parte di chi ha scritto i Vangeli, testimoni oculari. Chiaro? Quello è esistito. Nei Vangeli, tu vedi Gesù Cristo che non cerca la salvezza. Non cerca la salvezza di Gesù Cristo. La dà. Capito? Non cerca la verità di Gesù Cristo. Ma dice, io sono la verità. Non cerca la vita Gesù Cristo, gli dice io sono la vita, io sono la risurrezione della vita, capito? Non cerca la via Gesù Cristo, e dice io sono la via. È l'unico al mondo eh, che parla così, non c'è nessun altro. È l'unico che è diverso da tutti, cioè è l'unico che non cerca la salvezza ma è l'unico che la dà. Guarda è una diversità psicologica, incredibile. Questa è una scoperta che ho fatto, che è un motivo di credibilità altissimo. Gesù Cristo è l'unico non inguaiato. Che è nato, pur essendo morto in croce, è l'unico non inguaiato. L'unico che non cerca la salvezza, che non cerca la verità, che non è angosciato di niente. Se c'è un'angoscia, è perché gli altri non credono in lui. Ma è una cosa incredibile. Allora, Gesù Cristo, perché, Gesù Cristo perché è l'unico che ci ha salvato? Perché, perché, lui? perché lui non è un uomo. Se era un uomo come siamo noi, figlioli cari. Cosa poteva... cioè, non so se mi spiego. Era una barca che andava a fondo anche lui. Lui non... ma è Dio che si è fatto uomo. Ecco perché è l'unico salvatore. È l'unico che ci può salvare. Per gli uomini, nessun uomo è incapace. Scusate, secondo voi esiste un uomo che è capace di non morire e di, e, di, di estirpare questa, questo cancro che abbiamo in noi, che è la malattia la vecchia della morte e il peccato. Questa è un'india di tremenda peccato e morte che ci distrugge la vita umana. Ma chi... È capace di toglierla, questa maledizione. Ma nessuno, nessun uomo può salvare. Ogni uomo è inganno, dice la scrittura. Gesù Cristo, chi è Gesù Cristo? È Dio che è sceso giù nel pozzo. Si è fatto uomo per tirarci fuori. E noi poteva tirarci fuori perché Dio ci ha salvato. Ecco perché è l'unico salvatore, figlioli cari. Ecco perché siamo ottimisti, noi siamo ottimisti, diciamo che siamo ottimisti perché Gesù Cristo ci ha salvati. Ci ha salvati con che cosa? Con eh, un discorso? Con eh, una formula dottrinare? Ragazzi, qui bisogna essere, concreti. bisogna essere concreti. Come diceva San Paolo, se Gesù Cristo fosse morto e non fosse risorto, Vanna sarebbe la nostra fede. Vanna sarebbe la nostra predicazione. E perché? E perché aveva anche lui il timbro che ho io qui sul sedere e cioè, sei mortale. Hai capito? E allora, scusa, se sei come me ti saluto. Parleremo la prossima volta. Chiaro? Gesù Cristo, perché il Salvatore? Perché Lui si è salvato. Perché anzi... Sì, si, si è salvato, cioè è risorto. Infatti, qual è la sfida? Qual è la sfida? Se sei, guarda, questa è la sfida di tutti i secoli, fino alla fine del mondo, eh, perché guarda che fino alla fine del mondo staremo sempre a parlare. Se Gesù Cristo, ci, che è il Salvatore, se Gesù Cristo ci ha salvato oppure no, e l'uomo si divideranno in due parti quelli che ci credono e quelli che non ci credono, e quelli che ci credono vanno con Lui, e quelli che non ci credono vanno con gli increduli, il primo incredulo è Satana. Dunque, Gesù Cristo, la sfida che gli fanno davanti alla croce è se sei il figlio di Dio, scendi dalla croce e salva te stesso. Perché se uno, scusate, non salva se stesso, che salvatore è? Scusate, io vorrei sapere, da uno che ha i debiti, che come puoi estinguere il tuo debito? Come fa uno che ha i debiti a estingue il tuo debito? Ti paga con una cambiale? Non lo so io. Allora, non è possibile che uno che è mortale ti dia l'immortalità, uno che è peccatore ti dia, pe ti dia, pe ti dia la grazia, è impossibile. Allora, allora, Gesù Cristo ha salvato se stesso, cioè è risorto glorioso. Cioè, la grandezza di Gesù Cristo è che certamente noi crediamo, ma c'è chi l'ha visto e lo vede. E quelli che credono, credetemi, quelli che io per esempio, io per esempio sono io sono un discepolo di Platone e Platone me l'ha insegnato un professore che adesso è ato purtroppo devo pregare per lui anche per quello il professor Severino no? dunque Severino diceva, Severino diceva un grande studio di Platone Severino era quando insegnava la cattolica però stava prendendo la fede me ne accorsi io che stava prendendo la fede eh? me ne accorsi che stava prendendo la fede e poi l'ha persa però diceva lui diceva insegnando Platone vedi io, io questo tavolo diceva di questo tavolo come faccio a sapere che c'è questo tavolo Me lo, me, la certezza me la, da, me la danno i sensi, capito? Questo tavolo, la certezza che c'è questo tavolo me la danno i sensi, ma i sensi possono anche ingannare. Quindi la certezza che esiste questo tavolo non è poi una grande evidenza, perché i sensi possono ingannare, chiaro? Mentre 2 più 2 fa 4 è una verità che mi viene data dalla ragione, la ragione è un livello superiore, capito? Allora io vi dico, è, quindi in, è, è, più, è più difficile sbagliare. La fede è oscura, è vero, la fede è oscura, ma però, come dice la Madonna in un suo bellissimo messaggio recente, voi Dio non lo vedete, quando la Madonna parla di Dio, dica Gesù Cristo, eh? voi Gesù Cristo non lo vedete, però lo potete sentire, nella preghiera lo sentite, sentite che c'è, sentite che è vero, quindi quando io dico a Gesù Cristo noi la faremo nella fede, non è come se fosse un fantasma, ma scherzi, che fantasma, io alla sera, io alla sera veramente, prima di andare a letto se non ho se non ho raggiunto quel momento in cui dico caro amico Gesù come andiamo, come stai eccetera eccetera eccetera, eccetera. se non, re, non realizzo questo momento di amicizia con Gesù io non dormo perché per me la giornata è stata tutta inutile perché per me quella lì è l'unica cosa che conta è l'unica cosa vera, è l'unica verità che c'è vivo solo per quello non mi interessa altro tutto il resto è cavolata, una gran cavolata da quello dall'amicizia con Gesù tutto prende luce, è amore e bellezza allora Dico, dico questo, che Gesù Cristo è risorto, è glorioso, è nella gloria, è nella luce, è nell'eternità con la sua umanità gloriosa. Lui è salvo, la sua umanità è salva: cioè, cosa vuol dire salva? È emancipata dalla malattia, dalla vecchiaia, dalla morte, dal tempo che corrode, dalla cattiveria, va tutto. E per far vedere che questo non è soltanto un suo privilegio, una sua prerogativa, ti ha messo nella medesima condizione esistenziale anche la Vergine Maria, che è nella medesima condizione esistenziale di Gesù Cristo per suo dono, per far vedere che noi tutti saremo come lei, cioè emancipati, salvati dalle due dai due denti del serpente, la morte spirituale, il peccato e la morte fisica. Per cui ci viene data in dono la, la grazia, cioè la santità e l'immortalità. E Gesù Cristo è la santità e dell'immortalità. E Maria è piena di santità, e Maria è piena di immortalità. E noi tutti oggi, con la fede, abbiamo già dentro di noi la caparra della santità e dell'immortalità. Ecco perché siamo ottimisti. Ecco perché il cristianesimo salva, salva da questi due denti del serpente, la morte fisica e la morte spirituale e ci dà in dono l'immortalità, la santità e quindi l'eterna felicità. Ecco perché siamo salvati. E chi ci dà queste cose? Beppe Grillo secondo voi? E cavolo? La salvezza viene solo da Gesù Cristo, è da lui che viene la salvezza no perché gli uomini credono gli uomini giocano non, non riescono a capire cioè a me dispiace vedere la gente che è dei giovani la gente che è battezzata che ha il dono della fede che ha il dono della luce che ha il dono della santità perché è la grazia santificante che è il dono dell'amicizia divina Lascia la fede e dove va a mangiare le, a mangiare le cipolle d'Egitto? È, è una cosa triste. E la Madonna dice, non siate immagini dell'infedeltà. Ecco dunque per, per quale motivo noi siamo ottimisti. Perché Gesù Cristo si è salvato, ma lui è salvo. Lui è la fonte della salvezza. Perché Dio? E a noi ora, a noi, a noi ora, cioè ora noi siamo salvi, non è, non è che siamo salvi soltanto perché nell'aldilà, cioè la prospettiva che nell'aldilà saremo felici e qui infelici, no, io pur nella fede e pur nella difficoltà io sono felice, anzi vi dico che tutto sommato, non è che io per dire, cioè alla fine non è che mi, non mi lamento neanche del tempo che passa, se non mi lamento che lo impiego male, ma non del tempo che passa, perché? Perché la Madonna ci ha detto il cielo è la meta a cui dovete tendere, la vita è un cammino verso l'eternità. Di cosa? Eh, questo, questo mi, mi mette, mette davanti a me una grande luce. Questo, come vita personale, ma anche come storia umana, è la stessa cosa. Cioè, non è il potere delle tenebre che ha il comando nel mondo. Chi comanda nel mondo? Non è mica il potere delle tenebre, sapete. Non è mica Satana che comanda nel mondo. Satana è all'opposizione, non è al governo. È la verità, prima era il governo, un governo limitato, perché il Padre Eterno se voleva lo mandava chissà dove. Però aveva conquistato l'umanità e aveva un grande, un grande spazio perché se l'era conquistata, cioè con la vittoria nel paradiso terrestre è stato acquistato un diritto sull'umanità, tant'è vero che tutti gli uomini nascevano sotto il peccato e quindi sotto il suo potere. E infatti, eh, mica andavano anche i giusti, mica andavano in paradiso quando morivano. Devono aspettare al limbo, eh? Guarda che storie. Aveva un potere sull'umanità, Satana, prima della redenzione. Ma dove il potere gli è stato tolto? Ora comanda Gesù Cristo. Ora comanda Gesù Cristo. Lui è l'Onnipotente. Comanda Gesù Cristo. E, come sapete sempre, le donne hanno un posto molto importante. È la Madonna che... A suo, suo, che in sua vece, per suo comando, è presente nella lotta contro il maligno. Se non, se non guardiamo a questo non capiamo il tempo nel quale viviamo. Che è un tempo in cui c'è la grande lotta del maligno quale però è già sconfitto. Però cerca di evidentemente eh, rimpinguare il bottino perché ha la capacità di conquistare le anime. Le anime sono messe alla prova una per una. Una per una sono messe alla prova, anche gli Apostoli, li voglierà uno a uno. Le armi sono messe alla prova una per una, Satana ha un potere, ma noi abbiamo il potere di sconfiggerlo. Ora siamo in un momento storico in cui, in cui noi dobbiamo affrontare le difficoltà e gli attacchi dell'anticristo, perché l'anticristo è Satana, ragazzi. L'anticristo chi è? L'anticristo, lo vediamo nel Vangelo, chi è l'anticristo? Appare nel deserto l'anticristo, Satana, che ha i suoi rappresentanti qui su questa terra e tutte le manifestazioni anticristiche del nostro tempo le vedremo descritte mirabilmente da Benevetto XVI eh, nelle sue omelie fra l'altro allora noi abbiamo una visione di speranza e di fiducia perché, perché, perché sappiamo che, che il potere del male e le sue manifestazioni che sono il peccato e la morte sono state vinte ragazzi c'è poco da fare e la salvezza cristiana è l'unica seria. Perché la vittoria sul male, sul peccato, sulla cattiveria e sulla morte, quindi il dono della santità e dell'immortalità, attenzione, riguarda gli uomini di tutti i tempi. Capito? Anche Adamo ed Eva sono stati salvati da Gesù Cristo. Anche Caino è stato salvato da Gesù Cristo. Poi se siamo a in Paradiso, queste sono cose che riguardano le sue scelte. Tutti gli uomini, tutti, tutti gli embrioni, miliardi miliardi e miliardi di embrioni che sono stati distrutti nella storia dell'umanità, tutti sono stati salvati. Cioè, c'è solo la salvezza cristiana che è così radicale, totale, che riguarda tutti gli esseri umani di tutti i tempi, e ne riguarda nel senso che dà a tutti l'immortalità, la santità e la vita eterna. Questa è la salvezza che vede Gesù Cristo e che è già presente in Lui. Lui è questa salvezza, è vivo oggi. E di chi puoi dire la medesima cosa? Di chi puoi dire la medesima cosa, figlioli cari? Ecco perché noi siamo cristiani e il cristiano che è pessimista non ha la fede, non vede la vittoria, vede il male e non vede la vittoria sul male, capito? Perciò, questo vi dico perché, dovevo veramente affrontare la vita che che è. Allora, io sono un leopardiano di nascita, quindi. La vita è veramente una sventura, ragazzi. Se non ci fosse Dio, la vita sarebbe una sventura. Credetemi. Se non ci fosse Dio, sarebbe una sventura. Ma con Dio è di una bellezza incredibile. Perché siamo stati salvati. Ma voi leggete il Nuovo Testamento, vedete quante volte, quante volte Paolo dice che siamo stati salvati. Il, il, il Nuovo Testamento è pieno dell'ammirazione dei credenti per una salvezza che nessuno immaginava, che nessuno pensava, che nessuno attendeva una salvezza così, così radicale, perché è una salvezza non di parole, è una persona, capito? Una persona, capito? Tu, qualsiasi persona che ti capita davanti, qualsiasi persona che ti capita davanti è, 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 simile, è simile a te, cioè mortale e peccatrice. Ti posso portare qui, il più grande uomo di questo mondo, mortale e peccatore. Ti posso portare qui, il più grande santo di questo mondo, è mortale e peccatore. State tranquilli. E allora, allora cosa facciamo? Gesù Cristo è immortale, è santo, è il figlio di Dio fatto uomo, è il Signore. E questa è la differenza. Ed è qui, eh, guardate che su questa pietra... È lui il, la pietra di, di inciampo? È eh? lui che divide l'umanità in due parti. Ma noi dobbiamo avere questa, questa grande e bella prospettiva oggi di, di, capire, di capire: per questo vi dico di capire che veramente il cristianesimo ci ha salvati. Ci ha salvati, perciò, perciò nella fede. Perché poi è chiaro che tutta questa, non so come dire, anche a me capita che. Se smetto un po' di pregare, basta qualche ora, perdo questa consapevolezza. Ma appena ho la possibilità di pregare anche cinque minuti e di sentire Gesù, la sua amicizia, la sua presenza, io sento già un po' di quella gioia del paradiso. Oggi, qui su questa terra, sentendo viva la presenza di Gesù, tuo amico nel tuo cuore, vivo, vero, reale, perché? perché dice, ma perché ma è un'immaginazione? Non è un'immaginazione, perché la pace che ti dà non è immaginaria. La forza che ti dà non è immaginaria, capito? La luce che ti dà non è immaginaria, è qualcosa di reale e di concreto, altro che storie. Gli ammalati mentali sono ammalati mentali, ma secondo voi i santi i cristiani sono ammalati mentali? Ma scherziamo. Quindi è afferrare questa salvezza che è Gesù Cristo è la prima cosa che dobbiamo fare noi cristiani, perché siamo chiamati in questi tempi, in questi tempi in cui gli uomini misureranno quanto sono fragili, passeggeri, pericolosi, perché hanno costituito un mondo che è pericoloso. Noi siamo chiamati a indicare la salvezza, ma prima dobbiamo scoprirla noi, sentirla noi, viverla noi, allora trasciniamo, allora siamo credibili.